Nell'orizzonte progettuale della prima metà del secolo scorso, uno dei nodi più delicati per delineare un'idea di futuro compatibile con le caratteristiche urbane di Venezia è rappresentato dal rapporto della città con la diffusione irresistibile dei mezzi di trasporto su quattro ruote. E non si trattò di una declinazione progressiva di necessari adattamenti infrastrutturali alle nuove esigenze, ma dell'accensione di un variegato conflitto fra prospettive di sviluppo assai differenti. È ben nota la posizione, per esempio, di un influente gerarca fascista veneziano come Giovanni Giuliati, riluttante a concepire la prospettiva di un potenziamento di interconnessioni fra Venezia e la terraferma, di fronte alla necessaria difesa a oltranza della sua tradizione marinara e la sua specifica dimensione lagunare. Posizione che alla fine risultò perdente rispetto all'idea di grande Venezia sostenuta da Giuseppe Volpi e dalla sua crescente sfera di influenza economica e politica in Laguna. Sta di fatto che l'imponente corpo di trasformazione urbanistica e infrastrutturali che investì Venezia negli anni 30, fra cui la costruzione del Ponte Littorio, oggi Ponte della Libertà, non poteva aver luogo se non in una visione complessiva di interconnessione di servizi, fra cui ovviamente, fatto il ponte, la costruzione di un'autorimessa pubblica in grado di fornire un numero adeguato di parcheggi al nuovo flusso di veicoli diretti verso la città. L'individuazione dell'area dove collocare la testa di ponte e con essa il nuovo terminal non fu affatto immediata. All'inizio fu proposta l'area adiacente alla stazione ferroviaria, poi scartata per un rischio di eccessiva congestione dei servizi necessari. Piazzale Roma alla fine sorse nell'area compresa fra il Rio Terà di Sant'Andrea, il tratto finale del Canal Grande a Santa Chiara, il canale della Scomenzera e il giardino Papadopoli, attraversato dal neonato Rio Piccolo. L'area si presentava comunque soggetta a una forte concentrazione di funzioni e servizi, quindi l'autorimessa avrebbe dovuto comunque occupare meno spazio possibile e ovviamente svilupparsi in altezza, senza però contrastare troppo con il contesto e la vicinanza della città vecchia. Uno studio iniziale la fissava a 35 metri, ma a seguito delle riserve esposte dall'architetto Piero Portaluppi nella relazione sul progetto, fu portata a 26 metri, misurazione effettuata sul lato est, verso Piazzale Roma. L'opera rappresenta sicuramente l'edificio più significativo nella concezione della Venezia moderna di Eugenio Miozzi. L'ingegnere, nella sua relazione illustrativa del progetto, innanzitutto fissa l'esigenza immediata di realizzare al suo interno 900 posti macchina, nella prospettiva di poter concepire successive fasi di ampliamento e arrivare a un limite di 2500 posti. Un tratto distintivo della struttura fu l'attenzione riservata fin dal principio all'impostazione funzionale delle rampe di accesso e di uscita, per servire in un primo momento solo il primo lotto a nord, inaugurato poco dopo il Ponte Littorio, nel 1934. Nell'estensione finale, completata nel dopoguerra, le rampe servono le due parti della struttura grazie ai piani sfalsati di mezzo livello, un'invenzione dell'americano Fernand Dumy, registrata nel 1919. Miozzi opta per la costruzione di due rampe elicoidali distinte e non sovrapposte, che rappresenta a tutt'oggi una soluzione molto comoda e funzionale anche nel confronto con garage multipiano ben più recenti. Giacomelli offre documentazione dei lavori di cantiere e fissa gli assetti funzionali più riconoscibili degli spazi interni appena inaugurati nel 1934. La mole abnorme dell'edificio, che non dimentichiamolo, fino agli anni 50 rappresentava il più grande parcheggio coperto d'Europa, risultò fin da subito ben visibile dal Canal Grande. E nelle cronache degli anni 30, ovviamente nel contesto di informazione di regime di allora, i giudizi estetici risultano unanimemente positivi.
La relazione di progetto di Miozzi non fa cenno all'inserimento del nuovo garage nel contesto urbanistico, tuttavia precisa che l'edificio dovrà avere un carattere eminentemente semplice e perfettamente rispondente alla sua funzione, evitando di mascherare l'ossatura, compiuta nella sua austerità, con appiccicature e sovrastrutture decorative. Vorremmo, continua Miozzi, che l'edificio sorto per uno scopo eminentemente moderno non se ne vergogni, mendicando al passato una veste anacronistica, ma rispecchi in sé i caratteri della nostra epoca.